da Ludwig Ritter von Köchel, che nella vita faceva il botanico, il geologo, il dottore in legge, era dottore in legge, classificò ben 3.300 specie minerali, moltissime specie vegetali, e a un certo punto si dedicò alla classificazione, alla numerazione delle opere di Mozart. Il catalogo delle opere di Mozart è corposissimo a dispetto della sua breve vita ed è fondamentale perché le sue opere incarnano il cosiddetto canone musicale, cioè almeno una grande parte di esso, costituita dall'insieme delle opere esemplari, che sono opere che sfidano i secoli e che pure continuano a suscitare in noi un godimento estetico che non riusciamo a spiegare. La musica di Mozart ci fa un effetto che va al di là di ogni possibile e ragionevole spiegazione. Ci fa sentire bene, forse perché esprime, forse perché soddisfa una ricerca di equilibrio, una ricerca di armonia, che è prima di tutto un'armonia interiore, e forse un'aspirazione che noi abbiamo sintetizzato nel sottotitolo a quel giusto mezzo di cui lui stesso parla in una lettera al padre nel momento in cui si trovò a descrivere proprio i due concerti che ascolteremo questo pomeriggio. Mozart quindi appartiene, come gli autori romantici che abbiamo ascoltato nel primo appuntamento, a quella dimensione della storicità in cui tutti noi ci riconosciamo, perché ogni volta che ascoltiamo la musica di questi grandi autori noi ci riconosciamo nella loro storicità, quindi è come una forma di passato che noi traghettiamo automaticamente nel nostro presente e anche nel nostro modo di essere nel futuro. La seconda considerazione invece è quella che riguarda il fatto che questa proposta di oggi si intreccia in modo armonioso con l'Open Day dedicato alla musica cameristica, che si svolge appunto nei luoghi, negli spazi occupati dal nostro istituto, e quindi l'esperienza estetica di queste musiche, di questi capolavori, di questi grandi autori, oggi si approfondisce grazie a voi e grazie, al desiderio nostro di trasmettervi la gioia del far musica insieme e di condividerla con voi. Io a questo punto chiedo alla professoressa Franca Bacchelli di raggiungerci e la ringrazio di cuore per aver accettato per il quarto anno consecutivo di far parte della rassegna e di condividere con noi questo momento, e quindi vi prego di accoglierla con un grande applauso. Grazie a tutti, grazie per essere venuti questa sera. Per qualcuno di voi è il terzo, quarto concerto della giornata, forse addirittura qualcuno è qua da stamattina alle 10, quindi se non l'ha ancora preso la sindrome di Stendhal, cerchiamo di solleticare un po' di divertimento a quest'ora. Forse potrete anche non pensare a quella che è la struttura, l'analisi dei brani che vi proponiamo, perché Mozart non ha scritto questi concerti per i musicisti che dovevano scriverci su un trattato, l'ha scritto per il pubblico. Questi concerti sono stati scritti uno all'inizio del 1782, uno all'inizio del 1784. Nell'ordine in cui compaiono proprio dal catalogo: il primo che ascoltiamo, K415 in Do maggiore, il secondo K450 in Si bemolle maggiore. Perché Mozart scrive dei concerti per pianoforte e orchestra?
E perché questo modo di scrivere i concerti per pianoforte e orchestra? Prima di questi concerti esisteva un modo che possiamo definire forse anche un po' ammuffito di trattare questo materiale del solista che dialoga, discute, compensa la parte dell'orchestra, ripete, ribadisce. A questo punto Mauve si trova di fronte a una necessità. Ha bisogno di sopravvivere con la musica. Ha bisogno di scrivere delle cose che sì esprimano la sua poetica. Ci aveva già provato con un paio di concerti che hanno dei numeri d'opera molto precedenti, come ad esempio il K271, conosciuto come Le Genome, concerto molto più complesso dal punto di vista proprio della scrittura musicale e della poetica musicale, e molto più in linea con le composizioni più drammatiche mozartiane. A questo punto Mozart ha bisogno di conquistarsi il pubblico e lo vuole conquistare suonando. Da qui il fatto di rendere il pianoforte lo strumento protagonista, e quindi questi due concerti, il secondo è stato eseguito anche in forma privata, prima di essere eseguito in una importante sala da concerto, ma comunque entrambi i concerti sono stati eseguiti da Mozart. Mozart al pianoforte e la piccola orchestra prevista dall'organico, composta da un gruppo di archi, a piacere, nel senso che il gruppo di archi non sempre prevedeva un organico prestabilito, e ognuno di questi due concerti ha delle particolarità che vi andiamo a raccontare. Perché noi abbiamo preparato questa giornata, questa esecuzione in particolare? Perché nel corso dell'insegnamento del pianoforte nelle nostre classi si va a toccare un pochino tutti i repertori, e Mozart è un autore che tutti vorrebbero suonare, che tutti desiderano suonare e che tutti temono. Quando noi negli esami di diploma di ordinamento triennale che pratichiamo oggi prepariamo un concerto per pianoforte e orchestra, raramente prepariamo un concerto di Mozart. Quando in un concorso ci si chiede l'esecuzione di un brano del periodo classico, quindi della seconda metà del Settecento, inizio dell'Ottocento, raramente il candidato propone Mozart, perché Mozart non si è mai abbastanza giovane per suonarlo, perché richiede una dose di incoscienza a dei livelli incommensurabili, e non si è mai abbastanza vecchi per suonarlo e per capire che questa incoscienza che fa affrontare dei passaggi virtuosistici di una difficoltà e di un acrobatismo a volte imbarazzante, che queste difficoltà non sono fini in se stesse, come capita invece tante volte nella musica dell'Ottocento. Nello scegliere questo repertorio abbiamo voluto dire: ok, adesso ci godiamo due concerti di Mozart, con le difficoltà, con le asperità. Abbiamo scelto un concerto per una studentessa, abbiamo scelto il concerto per l'altra studentessa, in base a quelle che erano le loro necessità e le caratteristiche che avrebbero dovuto affinare. E poi abbiamo fatto un gioco parallelo, che è stato quello di chiedere una per l'altra che facessero l'accompagnamento all'orchestra, e quindi si alterneranno oggi una solista, l'altra collaboratrice orchestrale, prima una e poi l'altra. Valentina Wang eseguirà da solista il concerto in Do maggiore, K415. Nicole Costoli eseguirà invece da solista il concerto in si bemolle K450.
Cos'hanno di particolare questi due concerti? Il primo è un concerto in linea un po' con i concerti militari in voga nel periodo. Tant'è vero che nell'organico compaiono, contrariamente all'altro, le trombe, due trombe e i timpani, cosa assolutamente inusuale, anche se poi tratta il concerto militare in un modo assolutamente personale, come sa fare solo Mozart, come faceva Bach per la fuga. Prendeva la struttura della fuga e la scombinava a tal punto che nessuno capisce più che cosa ha voluto ed è riuscito a costruire con degli elementi che dovrebbero essere un materiale di studio. Ecco, la stessa cosa ha fatto Mozart. Ha preso un primo movimento di concerto dove dovrebbe comparire un po' lo schema della forma sonata, un primo tema, un secondo tema, magari l'orchestra ci fa ascoltare questi due temi, poi entra il pianoforte e guarda caso nel concerto in do maggiore fa un'altra cosa. Non fa più l'imitazione dell'orchestra, ma ci propone un tema diverso, ci propone un elemento poetico nuovo. E questa è la caratteristica di questi concerti, di sciorinarci uno dopo l'altro degli elementi fantastici, costruendo tutti gli aspetti di quello che potrebbe diventare il nostro divertimento, che è divertimento nella poesia, divertimento nella marcia militare, divertimento nell'alternarsi fra i due strumenti che dialogano, che si rincorrono, che si propongono i vari elementi, pur senza imitarsi pedissequamente e nella differenza del contesto della scrittura. Avete visto che abbiamo sistemato i pianoforti in un modo un po' particolare. Il pianoforte solista è nella posizione che trovereste in teatro contornato dal resto dell'orchestra. Abbiamo girato l'altro strumento per dare alla seconda pianista la possibilità di appoggiare il suo suono, ma che il suono si rifletta dopo essere passato da dietro e quindi che abbia una risposta da strumento secondario. Questo ovviamente nell'orchestra raramente succede, ma è anche difficile che si possa sul pianoforte imitare totalmente quello che è il dialogo che i vari strumenti orchestrali riescono a instaurare fra di loro. Il primo concerto che ascoltiamo è fatto di tre movimenti. Il primo è un allegro. Dopo questo primo movimento magari ci fermiamo un attimo e vi dirò due parole del secondo e del terzo, che invece hanno caratteristiche completamente diverse. Nel primo movimento questo carattere di marcia, questa gioia, questo entusiasmo, la cantabilità mai dimenticata di questo ingresso del pianoforte da protagonista su un elemento assolutamente nuovo, e poi la cantabilità invece nostalgica del secondo tema. Non dimentichiamo che si tratta di un concerto da pianoforte e orchestra. C'è dentro tutto quello che sa fare Mozart. Ci sono le scale, gli arpeggi, ci sono gli incroci delle mani, ci sono le ottave spezzate, ci sono tutte le difficoltà che un pianista può augurarsi di non trovare suonando. Questo non significa che queste difficoltà non vogliono arrivare dritte al nostro cuore. Approfittate per capire dove vi portano. Le difficoltà sono sempre su un percorso musicale. Le difficoltà vanno sempre in una direzione, che è quella di sfondare la porta della nostra sensibilità. Mai una difficoltà nella musica di Mozart è fine a se stessa. In questo primo movimento, poi, improvvisamente prevista da una breve introduzione orchestrale, c'è anche la cadenza, come in
tutti i concerti importanti di questo periodo, l'orchestra si ferma, il solista, dopo una breve pausa, si dispone a giocare con lo strumento e gioca da solo. Dopo la cadenza, la conclusione del primo movimento, e a quel punto ci fermiamo e vi racconterò come continuare il vostro divertimento. Allo strumento solista, Valentina Wang accompagna Nicole Costa. Thank you.
entusiasmo, questa vivacità, adesso viene cancellato dal secondo e dal terzo movimento. Voleva divertire, ma senza dimenticare che la vena poetica della sua sensibilità non doveva essere trascurata. E questo è quel giusto mezzo di cui parla nelle lettere che citava prima Monica. Il giusto mezzo che dice: vorrei scrivere delle cose non troppo facili e non troppo difficili. Non si riferiva certo al pianismo, che avete visto essere sempre brillante e molto virtuosistico. Si riferiva semplicemente al fatto che aveva la stretta necessità di convincere il pubblico, di fargli amare la sua musica, di farlo venire ai concerti e fargli comprare le cose che si iniziava a pubblicare, che si iniziava faticosamente a pubblicare, ma soprattutto aveva necessità che qualcuno venisse ad ascoltarlo quando suonava. E allora diceva: se io scrivo una cosa troppo difficile, magari la gente dirà sì, è bello, ma è difficile da capire. Se scrivo una cosa troppo facile, cado nel banale e io non lo voglio, anche perché doveva essere lui a suonare. E allora il concerto per pianoforte e orchestra con dentro il solista che porta con sé tutto questo carico di anche di dolore, perché avete sentito, quando appare il pianoforte comunque canta, desidera fare lo strumento ad arco, desidera fare lo strumento a fiato, anche perché il pianoforte che suonava Mozart in questo periodo era molto diverso dallo strumento che abbiamo sotto le dita noi. Era uno strumento che bisognava far cantare, altrimenti rischiava di essere soltanto puro rumore. E Mozart prosegue nel concerto con un secondo movimento andante, cantabile, nel quale l'orchestra propone questo tema e poi se ne impossessa il pianoforte, facendoci su delle brevi variazioni, e sentirete a che apici di cantabilità arriva con un piccolo tema, un piccolissimo tema. E questa è un'altra caratteristica che volevo sottolinearvi di questa musica in particolare. Esistevano anche prima di Mozart i concerti per pianoforte e orchestra. Aveva scritto un concerto Haydn, aveva scritto dei concerti, ci aveva provato anche Clementi, i concerti di Bach famosissimi, non destinati a questo pianoforte, ma non possiamo escludere che qualcosa di questi concerti sia stato anche eseguito al cembalo. Ma qual è la novità di Mozart? Perché Haydn ha scritto delle cose meravigliose, con un'inventiva musicale di primo ordine. Cos'è successo che ha fatto primeggiare Mozart nelle cose che invece forse non sono state il campo di battaglia da vincitore di Haydn? In particolare è stata la padronanza dell'apparato tonale, è stata la padronanza della stabilità. Haydn ha bisogno di modulare, ha bisogno di cambiare direzione, ha bisogno della novità, ha bisogno di interessare l'ascoltatore trovando una nuova idea. Mozart scava nella sua idea fino a farcela amare e fa così con questo secondo movimento. Non interromperò l'esecuzione, passeremo direttamente al terzo, dove di nuovo un allegro, una forma quasi di rondò, sonata rondò, con il solito l'alternanza di temi, ma qui c'è un'altra novità, che la brillantezza, la giocosità di questo terzo movimento è interrotta un paio di volte da una piccola sezione nostalgica
drammatica, cantabile, la potete leggere in molti modi diversi, e qui sta l'universalità della musica di Mozart rispetto anche a tutto quello che è venuto dopo. Chi è venuto dopo spesso ci ha chiesto di capire le sue intenzioni. Mozart non ce lo chiede, ci apre la strada perché noi capiamo le nostre intenzioni e con la nostra fantasia mettiamo i contenuti nella bellezza che ci ha voluto raccontare. Vi dicevo concerto militare, ma anche qui Mozart scardina tutto quello che potevamo presumere. Finiamo in gloria, finiamo con entusiasmo, finiamo con le trombe, i timpani, niente di tutto questo. Quasi che la banda che ci ha raccontato questa giocosità, questa allegria, questo entusiasmo, con delle cose semplici, con dei temini semplici, con delle cose che possono arrivare a tutti, alla fine la banda, dopo l'ultimo adagio, passa e si allontana, salutando quasi con uno sberleffo del direttore che si gira indietro e dice: questo siamo stati capaci di fare. Vi facciamo ascoltare il secondo e il terzo movimento, adagio e allegro. Thank you.
Thank you.
orchestra diventa solista, lasciamo respirare un attimo, e la solista diventa orchestra. Un'altra novità di questi concerti è la bellezza della realizzazione orchestrale, con dentro quel po' di polifonia che a Bach piaceva, cui ci aveva abituato la musica di Bach e che Mozart studia con molta attenzione. Infatti avete sentito tutte queste parti orchestrali, complesse, che dialogano fra di loro mentre il solista aspetta di entrare. Ecco, questa è un'assoluta novità di questi concerti, di questi meravigliosi concerti. Dal concerto in Do maggiore facciamo un salto di 2 anni e passiamo al concerto in Si bemolle maggiore. Concerto in Si bemolle maggiore che affida nel primo movimento il tema principale ai fiati. A Mozart piaceva molto utilizzare i fiati, sue sono le prime cose dove ci sono davvero dei passaggi, dei passi importanti per i fiati, che in quel periodo stavano subendo la loro vera trasformazione e diventavano gli strumenti che conosciamo tuttora. Parlo del clarinetto, parlo del fagotto, parlo dell'oboe. Ecco, nel caso del concerto in Si bemolle viene aggiunto un flauto, però mancano totalmente le percussioni, ci sono i corni, ma soprattutto c'è questo colore dato dai fiati acuti che si impossessa del primo tema, di questo primo tema abbastanza cromatico, nel quale c'è un gioco delle parti a imitazione con il pianoforte, anche se il pianoforte entra con un elemento che con il primo e il secondo tema non ci azzecca proprio niente. Di nuovo Mozart ci scaravolta tutto il processo compositivo e ci fa ascoltare nell'introduzione le cose più significative che ascolteremo dopo, riprese dal pianoforte, certamente. Ma quando entra il solista, mette il suggello sul suo ingresso facendoci ascoltare una cosa che non c'entra assolutamente niente. Un po' come farà in seguito tante volte Beethoven, che nella prima pagina della sua composizione mette una difficoltà tale che il pianista apre, dice: mi piacerebbe suonare questo pezzo, fa la prima riga e dice: no, non fa per me, perché questa cosa è troppo difficile. Ecco, ancora una volta Mozart vuol mettere in chiaro che queste cose sono scritte per i professionisti e non per i dilettanti. Poi i dilettanti li possono ascoltare, possono gioirne, possono appassionarsi, ma queste cose sono scritte per i musicisti di professione e lui è il solista. Ancora una volta, irto assolutamente di difficoltà, arpeggi, scale, le mani incrociate, con dei ritmi tutti particolari. È uno dei concerti più ostici, leggermente più breve dell'altro. Nell'altro avete visto ci sono molti cambiamenti d'umore, ci sono molti voltafaccia. In questo c'è più consapevolezza della tastiera, anche se le trappole sono tali e tante che, come vi ho detto prima, l'incoscienza personale non è mai sufficiente. Ascoltiamo il primo movimento del concerto K450 in Si bemolle maggiore. Thank you.
primo movimento, avete visto, irto di difficoltà, segue un adagio di una semplicità e di una trasparenza quasi disarmanti. L'orchestra, che ha un tema quasi all'unisono, molto molto semplice, molto cantabile, ripetuto dal pianoforte, di nuovo riprende l'orchestra, di nuovo riprende il pianoforte. E sembra quasi che siano due strumenti che vogliono in qualche modo interloquire. Poi l'orchestra si impossessa del tema e il pianoforte ricama, gioca con queste variazioni sul tema e con un piccolo finale libero che danno veramente la misura della semplicità e della trasparenza che ha voluto raccontarci in questo breve secondo movimento. A seguire, senza interruzioni, vi facciamo ascoltare invece l'allegro finale, detto anche della caccia, ma proprio perché richiama un po' per le sonorità, un po' per perché vi dicevo c'è qualche strumento che ci fa ripensare appunto all'atmosfera della caccia, un po' perché ci sono degli inserti che fanno pensare a una composizione precedente che appunto aveva un quartetto che appunto aveva queste caratteristiche e aveva avuto questa denominazione non so quanto irriverente, perché in un concerto per pianoforte e orchestra io riconosco poco questo ambiente. Quello che mi piace invece sottolineare è che alla brillantezza e alla giocosità di questo terzo movimento, che come sempre vuole cancellare tutti i pensieri, tutte le difficoltà, nonostante ci siano dentro un paio di zone molto drammatiche che riconoscete, perché addirittura diventano drammatiche anche nell'esecuzione, proprio per questo incrocio delle mani, per queste tonalità minori che insistono, che premono per entrare in un territorio più drammatico e più e anche sensuale, ma il tema si riappropria sempre della scena e nel finale quello che non abbiamo sentito nel concerto militare lo ascoltiamo qua. Improvvisamente nel finale saltano fuori i timpani nascosti ovviamente dagli strumenti bassi dell'orchestra, che danno questo slancio alla conclusione, una conclusione virtuosistica brillante, da grande solismo e da grande concerto per pianoforte orchestra. Questo forse più del concerto successivo, che è il concerto in re K451, di solito i due concerti vengono un po' raccontati insieme, ecco, questo è forse davvero il concerto della modernità di Mozart, ed è il concerto che apre il capitolo del dolore nella musica di Mozart. Lo riconosciamo da alcuni piccoli segnali proprio di quest'ultimo movimento. Vi facciamo ascoltare Adagio e Allegro. Thank you.
molto bene, il lavoro su questi due concerti è appena cominciato. È un lavoro che abbiamo fatto nel giro di 2 mesi per tentare di farvi ascoltare queste meraviglie di Mozart che altrimenti difficilmente noi dal vivo riusciamo ad ascoltare e noi pianisti a eseguire. E in quest'epoca non si suonava a memoria, ma il pianista oggi suona a memoria. Il fatto di suonare a memoria con un pianoforte come questo e con delle difficoltà come queste molto spesso aiuta. Io spero che almeno vi sia venuta la curiosità di andare ad ascoltare queste meraviglie nella versione originale con quel suggerimento orchestrale, timbrico, che fa davvero la differenza e che noi oggi abbiamo soltanto potuto immaginare. Grazie davvero a queste due ragazze meravigliose. Non vi so dire niente, ma credo che alle 7. Alle 7 c'è. Perfetto.